Sembrava una giornata a no, nella prima partita col Celano abbiamo creato veramente tantissimo, però non siamo stati bravi sotto porta. Poi alla fine la lotteria di rigori ci ha dato a favore. Poi col Casalbordino abbiamo approcciato la partita bene, abbiamo creato, mi sono mangiato un altro gol, tra l'altro. Poi alla fine con la deviazione l'abbiamo messa al sicuro. Siamo contentissimi dell'obiettivo che abbiamo raggiunto. Si chiude una stagione comunque complessa, soprattutto in fase iniziale. Adesso diceva il mister nelle scorse ore un po' di break, un paio di settimane di riposo, poi ci si rituffa nel campionato di eccellenza con Degidio. Sì, lo spero, la mia volontà c'è, poi ci siederemo a tavolino col direttore, con la società e ci metteremo d'accordo. Ringrazio tutti i miei compagni, lo staff, abbiamo fatto veramente una cosa grandiosa. Io sono arrivato dopo, però loro veramente, chi è partito dall'inizio e ci ha creduto quando non c'era nulla, veramente hanno la mia stima. Abbiamo chiuso alla grande, adesso abbiamo tempo per riprogrammare la prossima stagione che sicuramente per noi deve essere decisiva e vincente. Sicuramente dovremmo lavorare sul pacchetto degli under, no? Però gli altri più grandi sono sicuramente validi per l'eccellenza. Abbiamo dimostrato il nostro valore sul campo. Secondo me, tra noi Casalbordino e Celano non c'è paragone, secondo me, per quello visto in campo. Quindi la società deve essere brava a riprogrammare bene, a fare le loro valutazioni e a vedere chi è pronto a dare tutto per il Teramo e chi no. Ci hanno seguito ovunque, per noi veramente il 12° uomo in campo, hanno cantato dal primo all'ultimo minuto, senza di loro veramente non sarebbe uguale.